Ciao a tutti da JJR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. In questo episodio ci occupiamo di Studio One 4 versione Prime, ossia la versione gratuita che viene distribuita da Presonus attraverso il loro sito. Studio One Prime è effettivamente un software di recording che viene offerto gratuitamente da Presonus. Per poterlo ottenere dovremmo recarci sul sito Presonus e nella sezione prodotti software Studio One, scendendo troveremo Get Studio One. Scendiamo ancora, in questa sezione possiamo scaricare sia la versione Pro a pagamento o la versione Artist, spesso anche inclusa in alcuni bundle con le schede audio. Quindi quando acquisterete una scheda audio Presonus molto probabilmente troverete anche la versione Artist inclusa, oppure come in questo caso scaricare la versione Prime, che è assolutamente gratuita. Clicchiamo sul link Get Studio One Prime e verremo catapultati nella sezione di shopping del sito Presonus. Aggiungiamo Studio One Prime al nostro carrello, come vediamo è gratuito, e proseguiamo nell'acquisto. Proceed. In questa pagina ci verrà chiesto di collegarci al nostro account Presonus. Qualora non l'avessimo ancora fatto, clicchiamo su Create Account e procediamo con la registrazione dei nostri dati, proseguendo poi su Create My Presonus Account. Dopodiché riceveremo un'email di conferma e potremo tornare nel nostro carrello all'interno del sito. Potremo proseguire, loggarci con il nostro login e password e automaticamente verrà aggiunto lo Studio One Prime al nostro account personale. Per scaricarlo clicchiamo su Get All Content, riceveremo un codice di attivazione che troveremo sul nostro sito e clicchiamo su Download Installer. Dopodiché scarichiamo anche le librerie che ci vengono regalate e messe a disposizione da utilizzare con Studio One Prime. Abbiamo quindi circa 2 GB e mezzo di samples e suoni da poter utilizzare in maniera gratuita. Ovviamente dallo stesso account possiamo scaricare anche le release notes e il manuale in inglese. Per installarlo clicchiamo sul nostro pacchetto e trasciniamo semplicemente l'applicazione all'interno della cartella applicazioni. Una volta fatto questo, procediamo nel lancio dell'applicativo cliccando due volte su Studio One 4. In fase di caricamento verremo trasportati immediatamente nella sezione di attivazione della licenza. In questo caso sarà necessario selezionare Studio One Activation e, inserendo i nostri login e password appena utilizzati sul sito Show My Existing Products, potremo attivare la versione Prime semplicemente cliccando su una delle licenze che ci appaiono, oppure selezionare Studio One Prime direttamente dal menu di attivazione. Ovviamente ci verrà detto che rispetto alla versione Pro avremo delle features limitate. Activate Studio One Prime, il software verrà rilanciato e ci troviamo nella pagina di configurazione. Studio One Prime è studiato per chi ancora non ha mai avuto esperienza con Studio One, oppure si appresta ad interfacciarsi con il mondo dell'audio recording, per cui necessita immediatamente di una DAW in grado di permetterci di registrare i nostri demo, missarli ed esportarli in maniera completamente gratuita. Trovandoci nel menu principale possiamo accedere nella sezione in alto a sinistra alla creazione di una nuova song oppure l'apertura di una song già esistente. Al centro troviamo il nostro artist profile, dove appunto possiamo caricare il nostro logo, il nome, il genere musicale che siamo intenzionati a fare e aggiungere appunto informazioni relative al nostro sito. Per caricare l'immagine all'interno clicchiamo sull'icona qui in alto Select Image. Nella sezione subito sotto troviamo la possibilità di configurare la nostra scheda audio. In questo momento ho caricato, installato la mia Fireface UFX, ma nel caso in cui non possedessimo una scheda audio, quindi dovremmo utilizzare le configurazioni audio all'interno del nostro computer, clicchiamo su Configure External Devices. In questo modo dentro Audio Setup troveremo la possibilità di caricare built-in output, ossia le periferiche di serie del nostro computer. Subito sotto troviamo questo tipo di configurazioni che troviamo nel pannello di Device Block Size. Fanno riferimento alla possibilità di avere più o meno latenza, quindi ritardo, mentre registriamo i nostri file. Normalmente possiamo selezionare 128 samples e una frequenza di campionamento che varia dai 44 ai 48 kHz.
ma con macchine più potenti potremmo registrare anche con frequenze più alte. Sto mantenendo i parametri per un'utenza meno professionale, quindi chi più o meno possiede già un computer di una certa età non è costretto a dover sacrificare tutto il processore. Nella sezione processing troviamo la possibilità di registrare, come vi dicevo, con una latenza estremamente bassa senza avere l'effettiva sensazione di un ritardo in cuffia mentre registriamo. Studio One è l'unica applicazione al momento in grado di creare, come abbiamo visto anche in altri video, un sistema di registrazione senza avvertire latenza, sia suonando gli strumenti MIDI sia registrando audio. Selezioniamo il Dropout Protection sul massimo. Vi ricordo che Studio One Prime funziona esclusivamente a 64 bit rispetto alle versioni precedenti, quindi gira su sistemi operativi, quindi OS X Yosemite, El Capitan o Sierra. Per i sistemi Windows invece si consiglia Windows 7 o superiore, sempre a 64 bit. Proseguendo nello studio delle preferenze, possiamo vedere come su generali possiamo impostare alcune caratteristiche, per esempio all'apertura di Studio One caricare l'ultimo progetto, oppure non fare nulla come in questo caso, scegliere il linguaggio in italiano o in inglese. Scegliendo il linguaggio saremo poi costretti a riavviare l'applicazione. Sotto Appearance possiamo cambiare l'aspetto esteriore di Studio One, quindi caricando i preset già preimpostati dalla casa avremo modo di cambiare l'aspetto grafico di Studio One per avvicinarci al meglio al nostro tipo di approccio con l'interfaccia. Come vediamo ci sono varie colorazioni, fino a quelle più chiare, fino a passare a ambientazioni estremamente più luminose per chi ama appunto questo genere di configurazione. Nel mio modo di lavorare preferisco un ambiente più scuro, meno stancante per gli occhi. Ovviamente il preset può essere salvato e quindi ricaricato anche all'interno di altri computer dove installeremo Studio One Prime. Vi ricordo che con un'installazione Studio One Prime, come anche per Studio One Pro, possiamo utilizzare 5 licenze, quindi installarlo su 5 macchine diverse, e nel caso superati i limiti di 5 macchine possiamo deautorizzare alcuni computer e autorizzarne di nuovi. Proseguendo possiamo caricare gli shortcuts, ossia quello che viene nel gergo chiamato scorciatoie da tastiera. Quindi utilizzare alcuni tasti per poter fare dei comandi basici come appunto la transport bar, il play, stop, record. In questo caso chi viene da altre piattaforme, quindi Pro Tools, Cubase, Logic Audio eccetera eccetera, può caricare le proprie shortcuts direttamente all'interno di Studio One. Io, venendo da Cubase, ho caricato le mie scorciatoie da tastiera relative a Cubase, per cui sotto le dita ritrovo immediatamente il comportamento della DAW. Network ci permette appunto di collegare poi la DAW ad altri sistemi, come appunto quello del controllo dell'iPad, lo vedremo più avanti, e il touch input per chi possiede monitor con abilitazione al touchpad. Proseguendo avremo la sezione locations, ossia dove Studio One normalmente salva i nostri dati. Per esempio vorremmo che ogni volta la song venga salvata sul desktop, lo selezioniamo. La possibilità di accendere l'autosave, quindi fare in modo che ogni tot minuti la song venga automaticamente salvata, e la possibilità di chiedere di copiare file esterni. Questa è una cosa che vi consiglio di sempre di tenere attiva, perché normalmente quando importiamo dei loop all'interno di Studio One sarà sempre più comodo avere i loop o le tracce residenti all'interno della cartella della song stessa, in maniera che quando la spostiamo su un altro computer o su un altro hard disk non perdiamo i collegamenti con i file. Questi sono tutti i file type, quindi tutti i tipi di file compatibili con Studio One. Le cartelle soundset, dove verranno appunto caricate le librerie che abbiamo scaricato dal sito poco fa, e la instruments library, ossia la possibilità di caricare all'interno di Studio One le vecchissime librerie sound fonts che troviamo su internet. Ce ne sono a centinaia, alcune anche molto belle, e che possono essere caricate all'interno di Studio One. Nella sezione external devices possiamo creare connessioni MIDI con gli strumenti esterni, quindi con tastiere, batterie elettroniche, expanders. In questo caso, nel mio caso, ho collegato il Fader Port 16, che è il controller di Presonus che avete già visto in altri video, il Machine, che è appunto il controller della Nativistro,
Instruments e il Keyboard S49, che è l'altro controller a tastiera sempre di Native Instruments. In questo modo posso suonare direttamente, poi come vedremo, i suoni all'interno di Studio One. Ho anche collegato il mio Model D esterno perché viene riconosciuto dalla porta USB. Come funziona? Se noi possedessimo per esempio una tastiera di qualunque tipo USB e volessimo collegarla a Studio One, dovremmo fare aggiungi device, scegliere nuova tastiera, impostare il nome, ad esempio la Novation, volessimo caricare una Novation, selezionare tutti i canali MIDI e receive e from. Troveremo, una volta collegata la Novation al nostro computer, la possibilità di scegliere gli ingressi e l'uscita della Novation. Facciamo finta che l'ho installata sulla MIDI Express porta 1 e utilizzerò anche il Send2 porta 1. In questo modo, facendo ok, avrò aggiunto la mia tastiera, la troverò all'interno di Studio One Prime nel momento in cui voglio suonare un instrument. Vedremo dopo come fare. La sezione Advanced ci porta nella parte delle preferenze molto più particolare. In questo caso possiamo abilitare appunto alcune funzioni, ma le vedremo in altre lezioni. Per il momento lasciamo impostate quelle di base e andiamo avanti con la configurazione e l'esplorazione di Studio One Prime. E ritornando quindi nella sezione di impostazioni iniziale, possiamo vedere come ci sia il pulsante per controllare se alcuni update sono presenti sul server, quindi scaricarli, le informazioni riguardo Studio One Prime, le pagine di news riguardo Presonus, quindi tutti i prodotti che vengono introdotti mensilmente, e alcune lezioni gratis a cui far riferimento per imparare nuove tecniche di registrazione oppure come utilizzare gli strumenti all'interno di Studio One. Nel lato destro troviamo i demos e i tutorial fatti da altri artisti per Studio One. Infine sotto troviamo i collegamenti alle pagine di Facebook, di Presonus, di YouTube, dove poter accedere ad alcuni video didattici già pronti per chi poi vuole utilizzare Studio One, oppure scoprire nuovi prodotti fatti da Presonus, oppure caricare direttamente il mio canale JGR Studios, dove trovate tutti i tutorial relativi a Studio One, sia Pro, sia Artist, sia Prime. Gli stessi tutorial vengono poi riportati all'interno del sito di Studio One Italia, dove troviamo anche altri contributi di artisti italiani e di endorser e product specialist. Ma iniziamo ad esplorare Studio One Prime. Creiamo subito una nuova song. Ci verrà chiesto in questo caso di o scegliere una song già impostata per chitarra e voce, quindi per poter già registrare uno strumento immediatamente, oppure crearne una nuova di base. Nel caso poi volessimo creare delle nostre configurazioni, vi mostrerò come salvare un nostro setup base all'interno di Studio One. In questo caso diamo il titolo alla song, la chiameremo JGR Basic, scegliamo come frequenza di campionamento 44-48, cerchiamo di ora di non sfruttare al massimo la potenza della scheda audio. Vi ricordo che più è alta la frequenza di campionamento, più i file saranno grandi da gestire per il processore e per l'hard disk. 44 e 100 è la frequenza di campionamento della qualità del CD audio, dopodiché avremo qualità superiore. La risoluzione vi consiglio di rimanere a 24 bit per poter avere un range dinamico maggiore in fase di recording. Il tempo base della song lo lasceremo in bars, ossia in misure. La lunghezza della song per ora lasciamo 5 minuti, ma potrebbe essere anche superiore, e la velocità di metronomo che utilizzeremo all'interno della song. Per ora lasciamo 120 bpm, che potremo modificare anche in seguito come tutti gli altri parametri. La funzione stretch audio file to song tempo farà sì che ogni volta che noi trasciniamo un loop all'interno della nostra song verrà automaticamente adeguato al tempo a cui stiamo lavorando la song. Per esempio, se abbiamo una batteria che sta suonando a 110 bpm, una volta importata all'interno della nostra song a 120 verrà automaticamente strecciata, quindi stretta nel tempo per poter lavorare a 120 bpm. Clicchiamo su ok ed andiamo avanti. Ci troviamo subito all'interno della finestra principale che viene chiamata Arranger, ossia la finestra dell'arrangiamento. È suddivisa in tre parti fondamentali, le analizzeremo piano piano. Abbiamo la parte sinistra chiamata Inspector, la parte centrale appunto chiamata Arranger e la parte laterale chiamata Browser. Questo è una caratteristica che troveremo anche in tantissime altre DAW, infatti Studio One non si discosta in maniera totale dall'interfaccia grafica che hanno altre DAW come Pro Tools o Cubase o Logic. Perché questo? Perché effettivamente negli anni è risultato semplice lavorare con questo tipo di approccio visivo all'interno di ogni tipo di DAW.
Nella parte superiore, come vediamo, troviamo la sezione dei parametri che analizzeremo più avanti, la sezione dei tools che servono appunto per selezionare la traccia, tagliarla, cancellarla, disegnarla, mettere in mute o ascoltare la sezione, un po' come la palette che si trova all'interno dei programmi di grafica come ad esempio Photoshop. Subito dopo troviamo la sezione di quantizzazione che analizzeremo per mettere a tempo i file che noi suoniamo. Ovviamente la quantizzazione, quindi la sistemazione delle note sul tempo, viene decisa in base alla suddivisione che noi daremo all'interno di questo parametro. Il time base, ossia il tempo base che noi vediamo qui nella rules, nella riga in alto, è suddiviso a battute, quindi abbiamo battuta 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, eccetera, eccetera. E lo snap, che serve per allineare ciò che tagliamo o spostiamo proprio sulla griglia che noi abbiamo impostato con questi parametri. Dopodiché troviamo altre impostazioni di snap, ossia la possibilità di attaccare direttamente l'evento, quindi il nostro file audio, la nostra traccia MIDI direttamente sulla griglia, e il ripple edit e tante altre funzioni che analizzeremo nel corso della spiegazione di Studio One Prime. Continuando fino a destra troviamo il transfer, cioè tutti i file che noi abbiamo scaricato dentro il nostro hard disk dal nostro account Presonus, il pulsante di start che ci riporta nella pagina iniziale, song che ci permette di selezionare tutte le song aperte contemporaneamente. Studio One infatti ci permette di lavorare su diversi progetti in maniera abbastanza agevole contemporaneamente. Upgrade, nel momento in cui volessimo passare da Studio One Prime a Studio One Artist o Studio One Pro. Vi consiglio di acquistare gli upgrade presso il sito di MIDI Music, di midimusic.it, perché è spesso più conveniente proprio in termini economici rispetto all'acquisto sul sito americano, oltre ad avere ovviamente l'assistenza italiana su tutti i prodotti Presonus e quindi Studio One. Proseguendo sulla parte destra troviamo appunto la finestra di Browse, come vediamo è attivabile da questo pulsante. All'interno di questa finestra abbiamo dei sottomenu che ci guidano nella directory principale, dove troviamo appunto gli instruments da utilizzare, quindi il present che ci servirà per poter suonare gli strumenti di Studio One Prime con la nostra tastiera MIDI. Studio One Prime, vi ricordo, è gratuita, per cui non è possibile utilizzare strumenti VST Instruments o VST effetti esterni, quindi prodotti da terze parti, ma ci mette a disposizione 9 plugin interni che sono più che sufficienti per poter studiare, imparare a registrare e mixare senza spendere nulla. Quelli a disposizione sono un simulatore di effetti per chitarra e per basso, un delay, una channel strip che contiene un compressore e un equalizzatore, il chorus, il flanger, il mix verb che è un riverbero, il phaser, il red light distortion che è un distorsore di armoniche, l'accordatore e il view meter. Nella sezione loop troviamo i loop messi a disposizione per Studio One Prime e che abbiamo scaricato dal nostro account di Presonus. Vedremo poi come utilizzarli. Nella sezione files possiamo navigare all'interno del nostro computer e quindi caricare da qui i file audio e trascinarli all'interno dell'arrangiamento, oppure Studio One, funzionando con il drag and drop, ci permette di prendere qualunque file audio e trascinarlo all'interno dell'arrangiamento. In questo caso ho preso un file MP3, trascinandolo all'interno lui lo carica velocemente. Nella sezione cloud, accedendo al nostro account di Presonus, collegandoci con le nostre credenziali, accediamo ad un'interessantissima sezione Presonus Exchange che ci permette di scaricare estensioni, effetti o loop aggiuntivi creati da altri utenti. Questa è una funzione straordinaria che ci mette a disposizione mappature MIDI per instruments, suoni, come vediamo in questo caso, prodotti da altri artisti, i preset preferiti di altri artisti. Per esempio, vogliamo scaricare un preset di Empire, possiamo avere le sonorità thrash metal oppure Paul Smith, eccetera eccetera, fatte e create da altri utenti. Rappresenta una grossa risorsa soprattutto per gli utenti di Studio One. Nel pool invece troviamo tutti i file che noi stiamo utilizzando nella nostra song. In questo caso questa era la song che avevo caricato poco fa, l'ho cancellata dall'arrangiamento ma rimane comunque residente nel pool qualora vorressi recuperarla. Per eliminarla definitivamente dal pool dovrò
Remove from Pool con il tasto destro del mouse. Se cerchiamo invece delle cose all'interno della nostra song, clicchiamo sul pulsante Search. Chiudiamo il browse e, rimanendo appunto nella sezione sotto, accediamo alla sezione Mix. Cliccando su Mix si apre il nostro mixer. In questo caso abbiamo un solo canale audio, come vediamo qui, ma possiamo aggiungerne altri cliccando su questa freccia. Chiamiamolo per esempio Vox 1, mettiamo il tipo di canale, quindi scegliamo il tipo di canale audio, il counter, quindi quanti canali per la voce vogliamo impostare, ad esempio mettiamo 3, il colore automatico, il formato mono o stereo. Se il nostro segnale proviene da un microfono dovremo necessariamente utilizzare una registrazione mono. Qualora stessimo invece utilizzando per esempio una tastiera esterna con uscite audio o un simulatore di amplificatori esterno con uscite audio, dovremmo selezionare il formato stereo. Anche questo parametro può essere corretto dopo aver impostato la traccia. Subito sotto troviamo la possibilità di avere già al suo interno i nostri preset riguardanti appunto il canale mono. Nel mio caso ho già impostato, in base agli artisti con cui lavoro, un bus voce con compressore ed equalizzatore già impostati per il tipo di cantante che devo registrare. L'input, ossia il tipo di ingresso che verrà selezionato dalla scheda audio, nel mio caso sto usando un preamplificatore Neve, quindi imposterò Neve, e l'uscita della scheda audio. Ovviamente anche questi parametri possono essere modificati successivamente. Facciamo ok ed ho aggiunto 3 tracce audio, come vediamo le vediamo apparse anche all'interno del mixer. Cliccando sull'icona I, ossia Inspector Option, apriremo le caratteristiche di ogni singolo canale che noi andiamo a selezionare. Come vediamo, il canale della base che avevo impostato prima è in formato stereo, quindi vediamo 2 cerchietti, mentre il canale appunto della voce mono viene indicato con un cerchietto solo. Per trasformare questa traccia in stereo basterà semplicemente cliccarci sopra e trasformarla in modalità stereo. Vediamo come impostare l'ingresso all'interno di questo canale. Nel mio caso sto utilizzando un microfono. Colleghiamo quindi il nostro microfono alla traccia. Verifichiamo che all'interno della scheda audio, cliccando su questa sezione dove è scritto 48 kHz e andando in IO Setup, in questo caso avremo la scheda audio con tutti gli ingressi e le uscite messe in maniera orizzontale, mentre nella sezione Output troviamo gli ingressi, le relative uscite e i bus che fanno riferimento alle uscite. Nel nostro caso dobbiamo impostare il microfono che entra all'interno di Studio One. In Studio One Prime abbiamo una certa limitazione, per cui possiamo utilizzare soltanto 2 ingressi della scheda audio e 2 uscite della nostra scheda audio. Questa è una limitazione appunto creata da Presonus, ma che non troviamo nella versione Artist o nella versione Pro ovviamente. Quindi selezioniamo gli ingressi analogici 1 e 2, li chiameremo Mic 1 e Mic 2, troveremo poi questi 2 nomi all'interno degli ingressi della traccia audio. Facciamo applica, facciamo ok e infatti cliccando su ingresso della scheda audio troviamo Mic 1. Mettiamo poi in rec e cliccando sul pulsante di monitor dovremo poter ascoltare la nostra voce in ritorno nelle cuffie attaccate alla scheda audio. Vedremo poi come utilizzare Studio One Prime anche con le schede audio più economiche offerte da Presonus. L'uscita della scheda va direttamente nell'uscita Genelec, che è dove ho collegato appunto le mie casse. Ovviamente questo è un nome fittizio, quindi posso cambiarlo anche in uscita generale oppure main out. Come vediamo possiamo disporre di questa Z sotto al bus master, che vi consiglio di accendere per poter, una volta acceso il monitor all'interno della traccia, ascoltare ciò che registriamo senza avvertire latenza. Nonostante la nostra scheda audio possa avere della latenza, con questo sistema Studio One Prime e anche la Artist e la Pro ci permettono di registrare senza avvertirla. Questo non accade in nessun software di recording. È quindi un sistema proprietario di Studio One che trovo estremamente utile, proprio perché è fastidioso dover avvertire ritardo mentre stiamo cantando o stiamo suonando in fase di recording. Qualora invece volessimo togliere le tracce, quindi selezioniamole, pulsante destro Remove Track, lasciamo soltanto la traccia di voce in questo momento e aggiungiamo una traccia MIDI, quindi una traccia Instruments da poter utilizzare con la nostra tastiera esterna. Facciamo aggiungi,
chiameremo key instrument, ne aggiungiamo una sola. In questo modo possiamo scegliere anche su quale dei controller e delle tastiere ho collegato al mio Studio One Prime utilizzare, in questo caso il Control S49. Gli dico di uscire su un nuovo strumento, nel caso specifico Presence, che è l'unico da poter utilizzare all'interno del Studio One Prime. Faccio ok e lui automaticamente aggiungerà nella sezione Instruments il Presence, ossia il campionatore con i suoni all'interno, e una traccia MIDI già collegata adesso che mi permette di suonare subito quello che ho caricato. Facciamo ok. Ecco qua infatti il Presence aperto all'interno della sezione Instruments, la traccia MIDI che è collegata con l'out appunto al Presence. L'input arriverà dalla tastiera che sto suonando. Per verificare che il segnale MIDI entri all'interno di Studio One, controlliamo che toccando la tastiera questa icona gialla qui a sinistra si accenda. Cliccando sul monitor dovrei vedere anche il segnale in ingresso qualora io toccassi la tastiera. Cliccando sull'iconcina della tastierina abbiamo l'instrument editor, ossia possiamo aprire il nostro Presence e quindi caricare dei suoni all'interno da utilizzare immediatamente. Nella sezione qui in alto abbiamo alcuni strumenti già creati, per esempio tastiera, scegliamo un pianoforte, vediamo un po', rock piano o stage piano. Che possiamo suonare appunto. Ovviamente non è la libreria più bella di pianoforte a disposizione, ma è comunque gratuita. Possiamo quindi scegliere anche altri suoni, un organo. Una tastiera FM tipo DX7. Church organ. O strumenti più particolari, come per esempio un drum kit. E suonarlo con la tastiera. La libreria è molto vasta, quindi ci consente di scrivere ed arrangiare tantissimi stili musicali. Vedremo poi in alcuni altri tutorial come utilizzarli per poter creare degli arrangiamenti semplici in maniera rapida. Con questo sistema è indubbiamente la miglior DAW gratuita a disposizione per l'insegnamento. È adattissima quindi alle scuole che vogliono introdurre una piattaforma di registrazione gratuita all'interno dei corsi appunto di musica. Ovviamente possiamo utilizzare più istanze di Presence, quindi possiamo caricarne quanti ne vogliamo, quindi fare per esempio la batteria ad uno, il pianoforte ad un altro, il basso ad un altro, le tastiere ad un altro ancora, eccetera eccetera, perché ho acceso il pulsante di monitor. Se volessimo registrare per esempio la batteria, accendiamo record, clicchiamo sul metronomo che troviamo qui in basso e premendo sul pulsante di record iniziare a registrare la nostra prima traccia MIDI. Eccola qua, siamo pronti per poterla ascoltare. Tenendo premuto il pulsante IQ che vediamo qui in alto, la nostra batteria verrà automaticamente agganciata alla griglia, come vi ho spiegato prima. Per aprire l'editor del MIDI sarà necessario appunto o cliccare due volte all'interno della traccia MIDI oppure selezionarla e cliccare Edit. Allarghiamola, vediamo le note che ho appena suonato, andiamo in play, togliamo il metronomo, l'ultima nota è fuori tempo. Ecco qua, la spostiamo a mano. Per creare un loop apriamo questa parte in alto che rappresenta i locatori, li mettiamo all'inizio e alla fine del loop, clicchiamo su Cycle, in questo modo la nostra batteria tornerà al punto di partenza una volta finito il ciclo. Il MIDI poi è modificabile anche in alcuni altri parametri, per esempio questo è il parametro della velocity, possiamo spostandolo incrementare il volume della singola nota, quindi spostiamola qui da capo,
oppure cliccare sulla singola nota e spostarla su altri suoni dello stesso kit di batteria all'interno di Presence. Per esempio qui abbiamo un roll, spostiamolo dopo, oppure qua. E via discorrendo possiamo scrivere la nostra prima batteria. Andiamo avanti, quindi questa la chiameremo drums. Apriamo una seconda traccia MIDI, che chiameremo appunto keys ad esempio. Sempre instruments, ne apriamo una. Come input utilizziamo sempre la nostra tastiera impostata inizialmente nei canali MIDI, inizialmente nelle preferenze di MIDI, e creiamo un altro instruments. Ok. In questo caso avremo un altro presence che possiamo per esempio assegnare a un pad. Cerchiamo dentro artist un pad che troveremo sotto synth sicuramente, big pad, proviamo questo ghost pad, forse più carino. Per ascoltarlo dovremo togliere il monitor dalla traccia MIDI che conteneva la batteria, andare nella traccia MIDI della tastiera. Un suono più Moog, mettiamo sempre in record la nostra traccia, ma questa volta volendo iniziare appunto dalla misura 1 avremo bisogno di un click che parte da fuori, quindi le famose 4 misure, i 4 bit fuori. Per fare questo clicchiamo sul pulsante precount che troviamo qui in basso, accendiamo il click e quando andremo in record avremo modo di ascoltare il precount prima di entrare in registrazione. Mettendo in record la traccia, questo viene chiamato armare la traccia. 2, 3. Apriamo il mixer, togliamo il metronomo, attraverso il mixer dosiamo gli strumenti che poi noi abbiamo appena registrato. Aggiungiamo un loop al nostro brano synth pop anni 80, andiamo dentro browse appunto, nella sezione loop accediamo qualcosa di elettropop, vediamo un po' batterie loop, passiamo il volume, e trasciniamo il nostro loop all'interno dell'arrangiamento. Come vediamo viene, il loop è a 115 bpm indicato qui, ma viene automaticamente strecciato a 120, che è la velocità del brano. Possiamo alzare il volume, aggiungiamo un, vediamo se c'è qualche altro suono. Che ci piace e aggiungiamolo all'interno del nostro arrangiamento. Tenendo premuto il pulsante Alt possiamo, come vedete, copiare il file, oppure per copiarlo un'altra volta bisogna semplicemente cliccare e fare Command D per replicarlo. Abbassiamolo un po'. Il nostro brano synth pop è quasi pronto. Per applicare gli effetti all'interno di Studio One Prime allarghiamo la visualizzazione del mixer per accedere appunto a tutti i comandi relativi agli effetti in insert e in send, ossia in mandata. Gli effetti in insert, quindi per esempio cliccando sul più accediamo direttamente ai plugin, possiamo aggiungere appunto un amplificatore, un delay, una channel strip con il compressore e l'equalizzatore, gli effetti di chorus flanger phaser, il mix verb, un distorsore, accordatore che ci serve nel caso dovessimo registrare delle chitarre, e il view meter che ci mostra appunto l'effettivo sistema di visualizzazione del segnale audio.
per esempio apriamo il VooMeter sul master, volessimo avere una visualizzazione del mixer in stile anni 80, clicchiamo sul VooMeter e trasciniamolo semplicemente su tutti i canali. In questo modo possiamo vedere come si comportano i segnali in ingresso e evitare quindi di mandarli in distorsione. Comprimiamo per esempio la nostra batteria, quindi apriamo un channel strip. Guadagniamo un po' di gain. Oppure mettiamo le modalità automatica. Comprimiamo un po'. Vediamo, più aumenta la compressione, più diminuisce il volume percepito della batteria. Quindi facciamo attenzione all'utilizzo di questo tipo di parametri. Oppure recuperiamo il gain perso. L'equalizzatore ci permette di avere a disposizione tre bande, quindi un taglia, un passa alto, modifica sulle medie, qualora volessimo la batteria più punchy, e le alte. Sentiamo senza, con, alziamo il gain, stessa cosa sul nostro sintetizzatore, mettiamolo in solo per ascoltarlo e spostiamo il nostro channel strip anche nel sintetizzatore. Modifichiamo i parametri per schiarirlo, ad esempio togliamo un po' di bassi, che magari infastidiscono la cassa. Abbassiamo la compressione oppure aumentiamola. Mettiamo in solo. Aggiungiamo ora degli effetti, ad esempio in mandata, quindi dovremo creare un canale effetti. Clicchiamo col pulsante destro, aggiungi canale effetto. Come vediamo è differente dai singoli canali audio per alcune caratteristiche. Apriamo ad esempio un riverbero mixer e scegliamo un ambiente, per esempio da batteria, quindi per aggiungere un po' di ambiente alla batteria. In questo modo nella sezione della batteria, nei sense, troveremo effetto 1. Dosiamolo per dargli un po' di profondità. Quindi una porzione del segnale della batteria finisce nel canale effetto e possiamo dosarne la quantità. Stesso discorso, possiamo dare un po' di riverbero anche agli hi-hat. Oppure anche al nostro sintetizzatore. Aggiungiamo magari un altro canale effetto con all'interno un delay,
che verrà automaticamente sincronizzato, per esempio alla velocità del nostro metronomo. Abbiamo già dei parametri preimpostati, io adoro utilizzarlo con alcuni parametri. Proviamo ad esempio questo parametro sul rullante, effetto 2. Eccolo qua, ed abbiamo il nostro tape delay. Ed un brano synth pop molto anni 80. Da qui in poi sarà semplice poi poter registrare la voce e modificare i loop o l'arrangiamento. Una volta terminato il nostro primo arrangiamento, ricordiamoci di sistemare i locatori all'inizio e alla fine della nostra composizione. Andiamo su esporta mixdown e automaticamente il nostro brano potrà essere esportato nel formato WAV o MP3 direttamente sull'hard disk per poter essere caricato su YouTube o su altre piattaforme. Studio One Prime è quindi una piattaforma, vi ricordo, gratuita, estremamente semplice da utilizzare, che vi introduce nel mondo dell'hard disk recording e dell'arrangiamento in maniera rapida ed efficace immediatamente. Perfetto, come vi dicevo, per le scuole, quindi perfetto per poter insegnare e imparare attraverso l'utilizzo di un DAW professionale senza dover spendere alcunché. Gli effetti ed i suoni sono sì limitati, ma vi assicuro assolutamente sufficienti per creare la maggior parte degli arrangiamenti e per poter registrare live le nostre performance e per iniziare a missare in maniera semplice e rapida quello che facciamo. Lo strumento ideale per poter creare demo o per impostare il lavoro iniziale da poter finire poi in uno studio professionale. Presonus Studio One Prime 4 vi garantisce la possibilità di registrare inoltre senza avvertire latenza attraverso il suo unico sistema di zero latency monitoring. Come abbiamo visto, nonostante la nostra scheda audio stia generando 9 millisecondi di latenza, non è assolutamente avvertibile in fase di monitoring e recording. Funziona esclusivamente a 64 bit, quindi facciamo attenzione alle nostre configurazioni di sistema per poterlo caricare. Vi regala 2 giga e mezzo circa di suoni e possiede già le caratteristiche. Vi permette di sfruttare tutta la potenza della scheda audio che avete a disposizione in quel momento, quindi poter utilizzare appunto registrazioni fino a 192 kHz a 24 bit, esportare i demo immediatamente ed utilizzare tantissime altre caratteristiche già presenti nella versione Pro. Se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di scaricare Studio One Prime dal sito Presonus ed iniziare a studiare. Pubblicherò poi altri tutorial su Studio One Prime per potervi aiutare ad utilizzarlo al meglio nelle prossime lezioni. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Buon Studio One Prime. Ciao, a presto.